L'obiettivo primario di questo insolito esperimento era quello di dimostrare se un essere umano privato di ogni input sensoriale, alla fine entrasse in contatto con un piano superiore di coscienza, come vedere o ascoltare Dio. I medici che parteciparono a questo presunto test ovviamente praticarono procedure tutt'altro che legali. A quanto pare l'esperimento fu praticato su un anziano ormai stanco della vita, che aveva dichiarato di non avere più nulla per cui vivere. A prova di tutto questo è stato pubblicato un video, che ho analizzato, e tramite piccole ricerche sul web sono giunto ad alcune conclusioni. Fasi dell'esperimento. La prima fase dell'esperimento prevedeva tramite intervento chirurgico il taglio delle connessioni nervose con tutti i principali organi sensoriali tipici dell'uomo, rendendolo incapace di vedere, sentire, toccare, assaggiare o annusare. Tutte le altre funzioni cerebrali e motorie superiori restavano invece inalterate. Praticamente il team di scienziati riuscì a rendere il paziente un prigioniero virtuale della sua stessa mente. Nella seconda fase, nei primissimi giorni dopo l'intervento, si dice che l'uomo lanciava borbottii incomprensibili, simili a grugniti, molto probabilmente dovuti al suo stato d'animo confuso, ma dopo circa una settimana iniziò a parlare in modo più razionale. Le sue prime parole completamente comprensibili riguardavano l'ascolto di ipotetiche voci nella sua testa, compresa quella della moglie morta, con la quale iniziò a conversare. In un primo momento gli scienziati non furono molto convinti di ciò fino a quando l'uomo non cominciò a nominare i parenti morti degli scienziati e molte altre informazioni personali che non poteva conoscere. Nella terza fase, le allucinazioni del paziente cominciarono a prendere una piega alquanto strana. L'uomo cominciò a dire che oltre la moglie poteva vedere e ascoltare anche molte altre persone morte, e ne descrisse alcune in dettaglio al team di medici. Molti di essi, capendo che stava descrivendo minuziosamente i loro parenti e amici morti, vennero fortemente disturbati al punto che rifiutarono un'ulteriore partecipazione all'esperimento. Nota: l'uomo dichiarò che quelle voci stavano cominciando a diventare troppo travolgenti e invasive e nella sua testa cominciava a percepire angoscia e orrore. La fase distruttiva. Le voci ben presto diventarono sempre più insopportabili al punto che l'anziano paziente cominciò a ferirsi gravemente. Si dice cominciò a strapparsi pezzi di carne con feroci morsi nel tentativo disperato di distrarre la sua mente dalle voci dall'aldilà. I pochi dottori che restarono, nel tentativo di concludere l'esperimento, cominciarono a sedarlo, ma tutto fu vano. Il sonno dell'uomo veniva interrotto da continui terrori notturni. Le voci diventavano sempre più forti e devastanti, fino al punto che cominciò a descrivere incredibili orrori, presagi malvagi e fine del mondo. Si dice che continuamente gridava: nessun paradiso, nessun perdono. L'uomo ben presto arrivò al punto di pregare continuamente per essere ucciso, ma gli scienziati erano convinti che fosse vicino a stabilire un contatto con Dio. La fine. In quel periodo l'unica cosa che i dottori potevano osservare e sentire erano le grida di angoscia e disperazione dell'uomo mentre fissava verso l'alto qualcosa che solo lui poteva vedere o credeva di vedere. Quando uno dei dottori andò a cambiare il tubo di alimentazione endovenosa, vide che l'uomo non aveva assimilato nulla per più di una settimana. Il paziente si girò verso di lui e lo guardò direttamente negli occhi. Anche se era completamente cieco, il dottore in qualche modo ebbe l'impressione come se il paziente riuscisse a vederlo. Alla fine, con un sussurro rauco, il vecchio pronunciò le sue ultime parole: «Ho parlato con Dio e ci ha abbandonato». Nel momento in cui il paziente finì di parlare, i suoi segni vitali immediatamente cessarono. Avrete potuto constatare, il presunto filmato dell'esperimento consiste solo di alcune sequenze rielaborate, prese da un video di uno scultore.
Il video quindi è da considerarsi palesemente fake. Riguardo la storia del presunto esperimento invece tutto rimane nel dubbio. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e iscriviti al canale. Per informazioni, scrivi in basso nei commenti.